Fuori splendeva il sole, ma il professor Pandemius non ci faceva caso, neanche gli piaceva stare al sole. A lui piaceva moltissimo guardare nel suo microscopio. Era un oggetto strano, dalla forma bitorzoluta. Professor Pandemius, che cos'è un microscopio? Glielo aveva chiesto una bambina una volta al parco. Bambina cara, è come una finestra, solo che è più piccola. E non ti mostra una semplice strada, come la finestra della tua cameretta. Ti mostra un mondo infinito, gigantesco, ma invisibile. Oh, mi fai usare il tuo microscopio qualche volta? Così posso vedere questo mondo? No, mi dispiace. Prima devi studiare. E anche molto. A me, a forza di studiare, sono venuti i baffi bianchi. Davvero? E cosa devo studiare? Tante cose, ma soprattutto devi imparare la lingua di quelle creature che vivono nel mondo invisibile, altrimenti diventa impossibile esplorare quei luoghi sconosciuti. Per esempio, tu parli l'italiano e capisci le persone che vivono in Italia. Allo stesso modo, in questo mondo segreto, ci sono paesi, continenti e ognuno ha la propria lingua. Io ho deciso di imparare la lingua dei virus, il virlandese. È per questo che passo tanto tempo a esplorare il continente di Virlandia. Guariscilla, invece, ne sa un'altra. E le serve per avventurarsi in Chimicolandia. Oh, che bello! Adesso torno a giocare a pallone, ma da grande voglio imparare anche io il virlandese. E la bambina corse via dai suoi amici. Ma questo successe tanti anni fa. Torniamo adesso nel laboratorio di Pandemius, dove adesso lui è molto interessato a guardare nel microscopio. Adesso, bambini, tocca a voi. Provate a immaginare com'è Virlandia. Cosa pensate? Le case avranno i tetti a punta? O forse ci sarà il gelato alla fragola? O magari i virus mangiano i broccoli? No. Forse gli abitanti vivono sugli alberi. Dai, provate a immaginarlo. Scrivetecelo, perché il professor Pandemius è curiosissimo.